Grazie a te Federica e ci sentiamo la prossima. A presto. Grazie. Noi adesso andiamo a Ribera, Radio Torre Ribera. Mimmo Tornambè, buon pomeriggio Mimmo. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, tu ci parli dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, che è domani, 19 marzo, ma che a Ribera questa festa è particolare e è già iniziata. Mimmo. Sì, la festa di San Giuseppe ha origine nel XVII secolo e comincia la domenica prima con la festa dell'alloro. La preparazione di tutta questa festa comincia ancora prima, perché si va a prendere l'alloro in un paese qua vicino, il comitato parte con i mezzi per andare a raccogliere l'alloro, e poi la domenica precedente San Giuseppe c'è questa sfilata con la famosa straula unica in Sicilia, un carro trainato da un cavallo ricoperto da foglie di alloro e pane. Ma la straula è una torre? O è un, sì, è un carro o è una torre? È una torre in legno, costruita su un carretto siciliano con un'altezza di circa 4 metri, e davanti c'è l'immagine di San Giuseppe e questo pane ai tempi che furono, poi dopo la festa veniva distribuito ai poveri, veniva smontata tutta la straula e questo pane veniva distribuito a chi era presente durante la festività di San Giuseppe. Allora, poi ti chiederò dei significati un po' di tutte queste, perché poi tutte le cose che si fanno hanno un significato, come adesso hai detto il pane ai poveri, quindi insomma c'è un'attenzione non solo alla festa, come possiamo dire, godereccia, no? Perché poi si mangia pure. Però intanto sentiamo la professoressa Angela Campo, che è studiosa delle feste tradizionali locali, sentiamola. Ribera, con la festa di San Giuseppe, è uno dei paesi che tuttora è oggetto di studio non soltanto dell'Università di Palermo, ma di tutte le università italiane e straniere, perché a differenza di tutte le altre tradizioni che sono presenti in Sicilia, legate appunto alla devozione di San Giuseppe, la nostra è unica. Noi siamo gli unici che abbiamo la straula, e ora vi spiegherò il perché, e siamo gli unici che hanno delle caratteristiche ben precise a livello di organizzazione, di gestione dei cosiddetti altari e delle tavolate, i colori che sono all'interno delle tavolate, la processione e anche la dovizia nella gestione anche di tutti i decori che vengono fatti a livello floreale, i colori che vengono utilizzati, la brocca d'acqua divisa a metà che va a rappresentare, ecco vi do questa chicca, il sangue e l'acqua con il pesciolino rosso, anche questo, il piscus, rappresenta un simbolo profondo e storicamente fondamentale proprio dell'essere cristiano. Quindi noi abbiamo mantenuto in questi secoli, perché la straula la vediamo un po' più piccola, ma in realtà risale ai primi il primo decennio del 1700. Infatti è stata, assieme, vi dicevo poco fa, alla festa di Pasqua, entrambe sono state volute da due confraternite che avevano proprio alloggio dove ci troviamo oggi. Allora, è complessa questa festa, Mimmo? Sì, è molto complessa, perché poi dobbiamo inserire come punto fondamentale della festa le promesse che vengono fatte, e queste promesse per grazia ricevuta sono i cosiddetti altari, come diceva appunto la professoressa, che sono preparati da parte del comitato in vari quartieri di Ribera, dove poi vengono invitate tutte le persone del quartiere, sono tutte pietanze e escludono la carne, perché indubbiamente la carne non si può mangiare in questo periodo di Quaresima, e quindi poi ci sono le favolose minestre di San Giuseppe, che sono preparate attraverso delle pentole di rame o di alluminio, che noi chiamiamo casdaroni, che sono messi proprio nel centro della strada e dove viene preparato all'istante tutto questo ben di Dio.
Dio che poi verrà distribuito a tutti i partecipanti. Okay, questa della festa. La grazia ricevuta. Ah, per la grazia ricevuta. E invece che cosa succede la mattina proprio del 19 marzo, che è sempre domani? Quindi domani mattina che succede? C'è un gruppo di domani pellegrini. Domani mattina ci sveglieremo con la famosa alborata, che sono dei fuochi d'artificio, sono dei botti particolari che danno la sveglia alle 7 di mattina, e poi un'altra delle tradizioni della Straula è che la Straula, uscendo, ha sempre con sé la banda musicale per risvegliare tutti i cittadini, e partirà davanti la porta del governatore, che cambia ogni anno, e si appresserà per andare verso il centro principale di Ribera per partecipare con le autorità comunali alla Santa Messa. Dopodiché si sceglierà dove andare, dove ci sono i cosiddetti altari con le minestre, per fare partecipare tutta la popolazione alla festa, chiaramente, che non deve mancare. E poi alle 18:30, dopo la Santa Messa della sera, ci sarà la tradizionale processione per le vie di tutta la cittadina di Ribera. Benissimo, allora chi può, domani a Ribera la festa di San Giuseppe. Mimmo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima. E per oggi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, torniamo domani. Il territorio.